Sì, come ogni pezzo di città che è rimasto chiuso per troppo tempo, una riapertura in via stabile richiede un percorso impegnativo, serviranno lavori, bisognerà vedere se e come sarà possibile farlo, anche perché questo stabile è destinato purtroppo per la parte INPS alla dismissione. Ciò, il messaggio che vogliamo dare alla città però è che prima che questo territorio, questo ambito diventi del tutto privato, ci deve essere una chance perché lo si conosca e si attivi un percorso per il recupero all'interno di una fruizione complessiva. Ed in questo senso è davvero il regalo che la direzione provinciale INPS vuole fare alla città per questo Natale. Sì, la soddisfazione nasce anche dal fatto che quando abbiamo organizzato l'evento ho trovato subito l'entusiasmo delle amministrazioni coinvolte, quindi l'amministrazione comunale, il Conservatorio Corelli, il Liceo Seguenza si sono messi subito a disposizione ed è null'altro che la testimonianza di quell'entusiasmo che oggi trovo anche nei cittadini che stanno intervenendo. Abbiamo aperto da poco, ma già c'è un notevole afflusso di pubblico.